Via si parte, buon divertimento allora con Atalanta-Juventus, la 34esima giornata del campionato di Serie A. Qui sbaglia Kop Meiners, allora Di Maria, Di Maria! Ci ha provato a giro con il sinistro dopo aver recuperato il pallone. Ora Cuadrado, controlla, va direttamente in mezzo verso Milik. Provato a spizzarla, pallone largo. Pallone al centro dell'area, il colpo di testa di Scalvini che va a scheggiare il palo. Vorrebbe una deviazione il centrale dell'Atalanta, solo rimessa dal fondo. La fine del 46esimo minuto. Attenzione qui a Kop Meiners che va in mezzo. Pasalic se lo divora all'altezza del dischetto, calcio alto con il sinistro. La difesa orobica, qui non c'è fallo su Zappacosta e allora Elin Junior può sprintare. Va da Rabiot dentro l'area, Rabiot va in mezzo, Elin, Sam Elin Junior porta avanti la Juve al 56esimo minuto, la prima gioia con la maglia bianconera, il primo gol con la prima squadra. Tutto è partito dal recupero, palla di Elin Junior ancora una volta su Zappacosta, poi aspetta Rabiot, lo serve, punta dentro l'area di rigore, Rabiot lo aspetta, va a cercare in realtà Milik, il pallone se lo trova lì Sam che fa 1-0. Va a servire anche Di Maria che ha spazio e può puntare Toloi, ancora Di Maria, aspetta l'inserimento di Pogba in area, Pogba al volo col sinistro, allora Muriel accelera, Muriel, pallone largo, accelerazione di Luis Muriel. C'è anche Di Maria messo giù. Va Kop Meiners, Szczęsny la inchioda lì e respinge. Raddoppio di Cuadrado, pallone per Zappacosta. Zappacosta! E partiamo con Chiesa. Ancora Chiesa, allarga per Vlahovic. Dusan! Vlahovic! 2-0, game, set e match per la Juve, finisce qui. Un gol pesantissimo di Vlahovic, pesantissimo, servito da Chiesa, l'ha messa alle spalle di Sportiello e ha fatto 2-0. Non c'è più tempo, finisce qui, finisce 2-0 per la Juve al 100° minuto.